Questa nostra iniziativa si inserisce in una giornata di mobilitazione nazionale, quindi contemporaneamente alla piazza di oggi a Torino ci sono manifestazioni in tutte le piazze d'Italia. Stiamo parlando di un settore che coinvolge circa 150.000 lavoratori, anche in Piemonte c'è qualche migliaio di operatori che appunto stanno nel settore del gioco legale. Chiaramente uno dei primi temi è quello di far emergere le difficoltà e anche la situazione piuttosto drammatica che vivono questi lavoratori, con una richiesta precisa che è quella di avere una certezza rispetto alla riapertura delle attività lavorative, sapendo che esistono tutti i protocolli, tutte le condizioni di sicurezza per poterlo fare, così come esiste in tanti altri ambiti lavorativi dove si stanno programmando le riaperture. Questa difficoltà che emerge a livello nazionale in alcune realtà, così come in Piemonte, si intreccia con tutta la discussione e con tutto il confronto che si è aperto rispetto all'entrata a regime delle normative di legge regionale, che rispetto al quale noi abbiamo sempre espresso, diciamo così, una piena condivisione rispetto agli obiettivi e le finalità che la legge intende perseguire, quindi la tutela della salute pubblica, il contrasto al gioco illegale, quindi anche un'attività importante per evitare infiltrazioni mafiose. Noi pensiamo che però si debba anche far emergere qual è la situazione occupazionale, quindi le ricadute che potrebbero essere gravi rispetto alle persone che oggi operano nel Piemonte e che con l'entrata a regime della legge appunto vedono mettersi a rischio i loro posti e quindi l'assetto occupazionale attuale. La soluzione, noi non vorremmo entrare nell'agone del conflitto anche che si è aperto fra le forze politiche, noi chiediamo alla politica, alle istituzioni di farsi carico del problema, di trovare soluzioni e interventi adeguati e che sia la politica a decidere da questo punto di vista e a trovare le soluzioni che evitino appunto di procurare un danno ulteriore, non solo quelli già oggi esistenti e legati all'emergenza sanitaria, ma quella appunto legata al fatto che le normative che entreranno a regime rischiano di provocare nei luoghi di lavoro. Guarda, sì.